alla vostra vita, insomma, chiamiamola normale. Però insomma, se sono dei film favolosi, stavo raccontando agli amici, qui ci sono anche gli amici della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini è il patrone, è proprio il manager della Nazionale Italiana Cantanti, che fa tante iniziative, e ci dà un applauso, perché loro fanno delle cose straordinarie, raccolgono, noi, io ogni tanto vi aiuto nelle partite del cuore, delle cose straordinarie, raccolte fondi importanti. Poi c'è la Nazionale Basket Artisti, qui rappresentata dal presidente, sono una squadra che porta in giro con invece il pallone del basket tanti valori importanti, giocano in tutta Italia, e anche loro, come la Nazionale Cantanti, raccolgono fondi per opere importanti. Magari adesso gli do anche il microfono, perché non lo vuoi il microfono? E insomma, ci piaceva abbracciarvi, dirvi tanti auguri, che è la cosa più importante, tanti auguri. Tesoro, prego. E spero che Woody e Buzz e tutti gli amici vi abbiano fatto fare un po' di risate, perché devo dire che è un film, diciamo, è un film per bambini, ma è un film bello anche per gli adulti, perché ci sono tanti valori dentro importanti. Per cui mi sembra che la maniera ideale per salutarvi, per darvi un abbraccio, sia di cantarvi queste poche parole. Hai un amico in me, un grande amico in me, se la strada non è dritta e ci sono 2000 pericoli, ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Grazie. Ormai sono cantante anch'io, posso giocare. Posso giocare nella Nazionale. Scusa, se gioca Boba nella Nazionale Cantante, ma non posso giocare anch'io che canto. Boba non ha mai cantato neanche al bagno, neanche quando fa la doccia. Non ho mai visto. Beh, al bagno non ci stiamo noi. Mogol ha recitato, però. Ha recitato con Mogol? Con Barbarossa. Hai ragione, hai ragione. Beh, diciamo, c'è stato un gioco di squadra.